Dai, l'ultima tua fatica è il 10 di gennaio, poi ti lasciamo andare a Las Vegas e poi tornerai. E Il vediamo. 29, lunedì 29. Stai via 12 giorni? Faccia un cazzo, eh? Ascoltami, andiamo a terra Miami, vado a Fort Lauderdale, prendiamo il gemellato nostro, 300.000 miglia di Big Dooley, attacchiamo il Gusnek con 7 moto, due hanno vinto il Mondiale Costruttori. Stiamo ancora Scusa se ballando adesso e posso. stiamo ancora piangendo adesso. Andiamo a venderle, per cui partiamo da Miami E andate a e Las andiamo a Vegas. Las Vegas. Manca solo la California per arrivare all'ovest, eh? Eh sì. E andiamo via con un trenino lungo 18 metri, per cui lasciami stare. Bello, 12 Viaggio giorni là. avventura, bello. Andiamo a Las Vegas, dormiamo alla sfera. L'hai vista la sfera di Las Sì, l'ho Vegas? visto nei Gran Premi di The Formula 1. Sphere, Sì, eh? dormi lì? 150 metri di diametro, 1.200.000 luci LED. Mamma mia. Hanno fatto un'altra opera meravigliosa, troppo simpatici, Mamma mia. troppo forti. Vabbè, allora ci lasci qui, per 12 giorni ammireremo Ti questo lascio gigantone. mentre accarezzo una delle ultime macchine serie che venderò nella mia carriera. Meno male che ho 58 anni, prossimo ai 59, vi lascio tutti i catorci che vi stanno rifilando, che io non ci sarò più, mi chiudo nel mio buco qua dietro e vi lascio stare TRX, 6200 Supercharger, 707 cavalli di RAM. Questi sono i pick-up che mi danno soddisfazione. Posso dirti che mi piace a pazzi perché è discreto, cioè qua lo percepisci che c'è la bastardaggine dentro, no? Che c'è proprio la malignità della cattiveria, della prepotenza, però è discretissimo, mi piace tanto. Mi piace più degli altri bombardoni che mi hai fatto vedere e conoscere in questi anni. Perché? Perché non è che lo noti subito che è Non lo lui, noti subito, no. vero o no? Prima di tutto, se lo nero si confonde, no? Io, bello nero, però il TRX non l'avrei preso. Mi spiace, Antonio, Lo se so, vedrai. però invece c'ha il suo perché, C'è ti il suo perché. dico. Io invece dico, mi dispiace, Antonio, che tu l'abbia voluto nero, io l'avrei preso idroblu, però ne avevo già venduti un paio. Insomma, ognuno lo prende il colore che vuole. Io l'avrei preso giallo, c'è il Lunar Edition adesso. C'era una macchina da prendere un po' più speciale per quando sarà ora di venderla, però rimane un TRX, macchina numerata, macchina col 6200 Supercharger EMI, e voglio vedere cosa monteranno adesso. Stanno già montando l'Hurricane. Ah, Bob, mi aggancio a questa cosa. TRX, aperto parentesi, la chiudo per un secondo solo. Mi sono messo le mani nei capelli. Cioè? Per le strade della Florida ci sono tanti Wagoneer, e tu quando dici Wagoneer pensi a una poesia di pascoli, ok? Siamo d'accordo? Tu non puoi capire che brutta macchina che hanno fatto. Orrenda? Da vedere è orrenda. Dietro, classico carro da morto, 90 gradi. Brutta. Brutta che non puoi capire, banale come pochi. Hanno tolto, meno male, hanno avuto la dignità di togliere la scritta Jeep, è rimasto solo Wagoneer, con il motore Hurricane 6 cilindri biturbo. Un'esagerazione di roba elettrica, di interfono, perché se non hai il microfono, quello dietro non parla con quello davanti e quello davanti non sente quello Perché? Ma dietro. perché? Ma Un perché? monitor per uno, non so quanti monitor di diagonale sul cruscotto. Non hanno nemmeno pensato a un richiamo oro, no? Non dico il legno, non dico il legno, Che ma non sarebbe hanno stato nemmeno giusto. pensato a un cerchietto oro, un oro metallizzato di carrozzeria. No, no. La Anche tristezza. gli americani, non ti Finito dico le tutto, Cadillac Mauro. Escalade, tutte belle macchine, l'ho capito che sono belle, ma noiose, no, Beate, piene. non trasmettono più niente. Vabbè, comunque, parliamo Ma del hai fatto TRX benissimo. Sì. e viva i pick-up. I pick-up mi fanno ancora allegria, ce n'è sempre di più, è stato bello vederne sempre di più, ogni anno ne vedo sempre di più, e il Già non ce TRX. ne può, non ce ne sono pochi, già, per cui se ne vedi di più è No, ancora più no, bello. beh, ma io capisco che come sia venuta la nausea a noi, sia venuta anche agli americani, per cui il rifugio della macchina simpatica e divertente la trovi nel cassoncino, altrimenti ti prendi questi scatoloni di SUV che ci fanno venire solo nervoso quando li vediamo, utili per qualcuno. TRX, Bob. Sai che io ti ribadisco, ha fatto bene a pigliarlo nero. Io che sono contro il nero sul RAM, e lo sai, no? Mi piacciono quegli argento lì col grigio un po' medio, scusa, io i termini tecnici non li so, però devo dirti che a me questa qui piace da pazzi, cioè Beh, proprio è bello che ogni azzeccata. Anche tanto ci confrontiamo, no? Capita raramente, ma. perché poi per giocare, e lo farete sicuramente, c'hai tempo, no? Di una striscia, una grafica un po'.
un po' particolare, quello glielo fai. Ecco, cioè, vedi, scusami, mi sono girato, ero appoggiato senza volerlo a questo RAM, e questo nero non lo piglierei nero, no? Qua piglierei quel grigio, come si chiama quel grigio che piace a me? Non questo. Quel Granite Crystal. Esatto, quello lì è stupido, secondo me è proprio... Qui invece io lo vedo pazzesco. Allora, io il TRX lo prenderei anche verde con le scritte vaffanculo sulle fiancate, cioè non mi interessa, basta che sia un TRX e io lo voglio a casa, non me lo potrò mai permettere, a meno che non venda tutto lo scatolame che ho in casa e non lo farò mai, però la cosa che mi piace, e io lo dico da sempre perché ho avuto gli SRT10, sono stato il primo a comprare il Cyclone, cioè a me il PK bombardone mi è sempre piaciuto, ho preso l'SS454, cioè, per cui l'idea del PK bombardone a me è sempre piaciuta, e questa è la prima volta negli anni, no, che sono passati, che hanno fatto i quattro ruote motrici con tanto motore, perché prima il quattro ruote, prima i bombardoni erano tutti 2WD. Torno all'SRT10, torno ancora prima al 454 SS, il pick-up era schiacciato per terra, bam, da sparo al semaforo. Cioè, l'evoluzione dell'F-150 Raptor R Shelby nella versione Rally Marathon TRX è nata da pochi anni, no? Quella di avere un quattro ruote motrici bombardone, anche grazie alle super sospensioni che montano. Lo ripetiamo sempre, qui hanno montato dei Bilstein fatti apposta per il TRX con la bombola separata. E porto sempre l'esempio della cabina ferma e della sospensione che rimane aderente a terra, e qui ti faccio passare un piccolo video per farti capire. Quindi hanno potuto permettersi macchine che sullo sterrato possono fare anche 150-180 all'ora, no? Hai bisogno per trasportare 2600 kg 700 fischi a cavalli. Un elogio a questo cerchio anche, tra l'altro. Bedlock, questo bellissimo. Qua, Bedlock, ti richiama il cerchio scomponibile per stallonare la ruota mentre sei in fuoristrada, no? Quindi il disegno è bellissimo, piccolo, con bellissimo. Tanta spalla di gomma. La gomma è da 30. Deve essere per un fuoristrada. Come deve essere un fuoristrada? 3,25, 65, 18 è la comparativa della 35, 12 e 50, ma sono rimasti a 18, né 20 né 22. Tanta spalla, diametro 35, col cerchietto 18 pollici. Bedlock a filo del parafango di serie. Guarda, chi ha firmato del centro stile TRX non ha sbagliato niente. Niente di niente. Di serie senza pedane. Costa come tre appartamenti però, in centro, però non ti mettono le pedane, per nuda e cruda, nello stile corretto. Però dentro immagino che comunque sia... Beh, questa è speciale perché l'ha voluta con gli accenti rossi, un richiamo simpatico, chiaramente pelle certificata, anche se tutta questa bellezza, che comprende anche il tetto lenticolare panoramico e il monitor, fanno fighissima la macchina e come la vuole il cliente oggi, per cui non è una critica la mia, ma in America quelli che fanno fuoristrada col TRX la comprano nuda. Niente monitor, niente telecamere, niente cruise, tutto ciò che pesa dà fastidio e tutto ciò che è superfluo l'hanno tirato via. Sto sederone fa impressione. Il sederone fa impressione. Ecco, come... Da dietro si nota che non è un RAM qualsiasi, no? Mentre può passare quasi inosservato, no? nella visuale laterale, no, può quasi passare per un ramo un po' alzato, con un cerchio diverso, dietro dici, cazzo. Beh, ragazzi, vi ricordo che io ho sempre criticato RAM per il cassone dritto, motivo per cui io cerco di sparafangare e di mettere le gomme fuori. Qui hanno fatto quello che avevamo fatto noi con la Delta Integrale, ti ricordi? Certo. Come facevano anni prima con gli step side, con il bombardone qua, perché se tu mi pigli un C10 come il tuo lo voglio piatto, cassone piatto, ma questo no, questo chiama il gonfio e la bellezza, ma quella del... scusami, è più largo rispetto la sale, è tutta più larga. Ah, ok, è tutta più larga, è solo 30 centimetri più larga, e okay. Davanti è la cosa più bella, perché l'hanno raccordato benissimo al parafango sopra, e qui è ancora più accentuata che nel posteriore con queste prese d'aria laterali fantastiche. E il muso che vede il faro basso del Limited, è infilato in una mascherina e un paraurti tagliato per l'angolo di attacco, no? Sai che ti parlo sempre di angolo di attacco, perché se tu vai contro un panettone, il panettone deve essere al di sopra del paraurti. Se io te la vesto come hanno fatto col Limited, questo è un paraurti
portante con la piastra di protezione, quindi questa sì, è una declinazione, diciamo racing, per far capire, declinazione estrema, è una declinazione 100% racing, bellissimo. E poi guardalo da davanti, ti accendo, guarda qui, guarda qua, quando lo guardi da qua, Pascal, ti prego, vieni qua, guarda la dritta, guarda, fai vedere la bocca, dai, il frontale è mostruoso, perfetta. Portami alla Cleaf e torniamo e chiudiamo i saluti. Non so cosa sia la Cleaf, ma ti porto. Vabbè, la rotonda che facciamo sempre. Ah, ok, andiamo. Ecco, avete sentito che siamo partiti in elettrico, no? Adesso... La macchina va in elettrico fino a 35 km di autonomia elettrica, sentite che è proprio l'elettrico che non si percepisce, basta. L'unica cosa elettrica che ha è il motorino d'avviamento, Bob. Per il resto sono solo pistoni che vanno su e giù, non si spengono quattro cilindri, ha il compressore volumetrico perché aspirato era troppo poco. Questa sono proprio, come sempre, felice di guidare le cose che mi fai guidare, tutte. Anche quelle di robe brutte non me le hai mai fatte guidare. Senti l'elettrico come proprio non è invasivo, no? È perché non sto dando gas, ragazzi, sta andando avanti da sola. Adesso appena fatta la rotonda, diamo gas. Anzi, passiamo davanti al pullman, siamo grossi come lui più o meno. Senti la, figata, senti la sospensione in curva, sentila. Ma senti com'è piazzata. Scusa, è pausa di silenzio che devo capire. La pausa di silenzio ti propongo di farla rallentando. Sì. Per poi passare il dosso non a 20 all'ora, ma a palla, proprio come... No, a palla no, siamo in pieno di traffico. Vabbè, adesso... Falla, passo sopra quella 500 là. Rallenta. Adesso vado, Che tu... sì, ok. Vedi che non c'era il dosso. Sì, non c'era, per me questa cazzo decolla, figlia, non finisce mai, dicevo, adesso smette, no? Invece no. Ma se eri a 3500 giri? Ma quanto va? Però il compressore non piace tanto. Questa è la Clea. Signora Clea, buongiorno. No, ma che bella che è da guidare. Fagli una scalata in prima, vai giù tutto. Figlia, se vola, ragazzi. Senti, ma i consumi? Fa da 0 a 4. Che bello, la macchina stupida così. Sì, fa 4. Ma dipende come vai, se vai così non fa 4. Vai così non può fare 4, cazzo c'entra, però se ti usi il motore farà anche 1. Ed è giusto che sia così. Ma è giusto che sia così. Cioè, secondo me a 200 all'ora non fa un chilometro con un litro. Porco Giuda, sai, mi piace tutta proprio. Mi piace tutta, anche a me. E dei consumi non me ne frega un cazzo, perché non la prenderei per farci 100.000 chilometri l'anno. Gettone pieno, 200 euro, quando ho finito la parcheggio. Poi, che figata che guardi uno specchietto e vedi la bombatura, che io non avevo notato. Il nero un po' la maschera, quella roba lì, me l'hai fatta notare, tu l'ho vista. Però guardando lo specchietto retrovisore, vedi sto culotto dietro che è proprio come il culo delle belle donne, quelle si può dire, no, si offendono, non lo so, non sia mai se si offendono, ma anche di un bel uomo, se c'ha un bel culottino così almeno sono contenti tutti, ed è dannatamente sexy, bella. Io avrei tenuto a vedere, avrei messo uno specchietto normale. Ma c'è il pacchettino quello per gli ignoranti come noi, eh? Che il monitor qua è troppo grande, a me dà fastidio, fa troppa luce lo specchio, cioè, puoi averla normale con una roba, sì monitor piccolo, pochi fronzoli. Ok, e quanto tempo ci ho voluto per averla questa? Questa intanto è un Model Year 2024. Ok. Quindi è proprio di recente produzione. E l'ho trovata pronta, è arrivata. 4-5 settimane. Ok, qui sono le classiche robe da impallinati, però dai, meritano di essere viste. Non so se passa. Qua regoli anche le sospensioni, il lancio controllo puoi usare anche con le ridotte per il fuoristrada, è più da fuoristrada. Il controllo io leggendo qua vado sulle varie opzioni, questo è Mud Sand, aspetta, Rock non sono gli ACDC, vediamo qua cosa esce, però poi puoi personalizzarlo in tutto e per tutto, ti viene fuori il suo bel musino. Ma la cosa bella sono le sospensioni, cioè oltre a un motore pazzesco, un cambio pazzesco, la cosa bella sono le sospensioni. A te poteva andartela col volante, le sospensioni motore la pigliavi lo stesso. Sì, basta, no, a me devi togliere bisogno, tutta sta via, anche i sedili, via tutto, la guidavi via da inginocchiato. Io la farei sabbia opaca, senza niente, con roll bar, hai capito? Due ruote di scorta, roll bar, destra, e due taniche, faccio una baia completa.
Fantastico. Vai su lì. Vai. Vai. Vado. Adesso vai, scendi a palla. Scendi, giù, giù. Vabbè, come non esserci andato. Eppure è alto 25 centimetri quel coso lì. Io ho provato a farlo con il mio BMW C1, però non viene così. Si sente un filo di più, soprattutto quando scendi. Che figata. La senti quando rimbalza che fa tum e si ferma? Sì. È vero o non è vero? Sì, e sì, sul sedile, raga, sul sedile non ti muovi, non ti muovi. Sei in poltrona, guarda la televisione. Sembra che stia facendo fuori strada qualcun altro. È vero, eh? Quasi un testimone passivo, invece sei a bordo. Invece sei a bordo. Poi mi ho detto, te ne puoi andare... La mia Valli qua, nuova, il mio deposito. E non lo so, non ci fai vedere nulla del mio Valli. L'ho fatto nero, così non lo scambiano per la sede del PD. Perché poi si offendono. Se si offendono sono cazzi loro, questa è la mia trasmissione. Abbiamo parlato di culi delle donne, abbiamo parlato del PD, abbiamo parlato... Ci fanno tutto. Questa è la mia trasmissione. Vabbè, questo è il mio spazio in rete. Puoi andare a Las Vegas senza problemi, stai là 12 ore, anche 28. Questa qui te la controlliamo noi, tu stai tranquillo. La chiave è qua, la benza faccio fare il pieno. Guarda che l'ho già venduta, Antonio, non sa neanche che facciamo il servizio. Però voglio fare. Qui mi hai fatto una sul marciapiede, così certo, Antonio, quando lo vedi, così impara, così sa che può andare anche lui a casa. Lui e la sua parrucca che sono andati sul marciapiede con la mia macchina. La parrucca ce l'ho io. La bottega del Valli, lo porto dentro così vi faccio vedere la meraviglia di questo spazio rutilante, pieno di colori, basta. Quella là è una roba. Beh, quella lì, quella Corvette lì mi fa un sesso poco. Ah, la Golf Car. Mi fa un senso un po'. E la chiamo la Golf Car, invece che Golf Car la sto chiamando Golf Car. Golf Car. Va bene, e come sempre vi salutiamo con lei. E sti cazzi. E sti cazzi, Grandissimi cazzi.